Il Pescara versione Way questa volta non funziona, anche perché sulla sua strada trova un Latina determinato, ben messo in campo e con tanta voglia di vincere. I pontini, quasi fossero all'ultima spiaggia, tirano fuori una prestazione di gran lusso, annichilendo la squadra di Baroni che, ironia della sorte, ha anche le sue occasioni per cambiare la gara. Avvio in salita per il Pescara con Crimi e Litteri che nei primi 10 minuti lanciano messaggi poco amicali. Si fa male Bruno, il grande ex, che resta in campo meno di 10 minuti. Al suo posto entra Selasi. Il portiere del Pescara Fiorillo apre il pomeriggio dei miracoli al 12esimo, quando deve deviare con un bacher un tentativo di testa di Crimi. Al 15esimo botta e risposta con Bagliani che al volo manda di poco fuori, e poi Melchiorri dall'altra parte che calcia alto. Al 26esimo il Latina riesce anche a segnare, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ancora Fiorillo protagonista al 29esimo su colpo di testa di Paolucci, e subito dopo è Viviani a provarci, ma Fiorillo c'è. Al 38esimo il Pescara ha l'occasione per cambiare le sorti della gara. Melchiorri riconquista un pallone, in area viene toccato da Della Fiore, Rocca fischia il rigore e Memusciai lo fallisce calciandolo al lato dopo aver spiazzato il portiere. L'occasione fallita dal Pescara dà ancora più rabbia al Latina, che chiude il tempo con una punizione di Viviani deviata da Fiorillo. Ci si aspetta un Pescara diverso nella ripresa, ma l'attesa è vana. Dopo 2 minuti Ristovski, invece di tirare, serve un compagno che non c'è in area, mentre 5 minuti dopo è Paolucci a impegnare Fiorillo. La pressione del Latina è incessante. Al 14esimo angolo di Viviani, colpo di testa di Litteri e Fiorillo chiude ancora la porta. 2 minuti e il duello Litteri-Fiorillo si ripete, e questa volta il portierone pescarese deve respingere con un piede il diagonale dell'attaccante pontino. Il destino però mette sulla strada del Pescara un'altra occasione con Sansovini da poco in campo, che duetta con Melchiorri e si ritrova davanti a Di Gennaro. La conclusione è però sbagliata. Dai e dai, alla fine il Pescara capitola. Vagliani va al tiro, Pucino pone un braccio in aria e calcio di rigore per i padroni di casa. Pucino viene espulso e Viviani invece trasforma il penalty. Il Latina non molla un centimetro e, dopo aver avuto qualche occasione, raddoppia al 45esimo, sempre con Viviani che dal limite pizzica l'angolo buono alla destra di Fiorillo. Vittoria meritata per i pontini, anche nelle proporzioni. Il Pescara deve soprattutto riflettere.